Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, questa sera vi portiamo a conoscere una grande realtà ad Agropoli, Sottovento, lo vedete alle mie spalle, una struttura all'avanguardia che si presenta presso l'Elysium di Agropoli. Venite! Non mi importa delle stelle, tu per me sei lune stelle, tu per me sei. Voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Con me Luigi Punzo, uno degli imprenditori di questa realtà Elysium, ma soprattutto stasera, ve l'ho detto prima, conosciamo Sottovento, una struttura attiva per tutta l'estate, ma ce ne parla direttamente lui, Luigi. Certo. Buonasera a tutti, sì, Sottovento praticamente funzionava tutta l'estate, faremo un po' di musica dal vivo, avevamo un bar che ci dava la possibilità di fare quattro chiacchiere, quattro salti in libertà, in uno stupendo panorama, grazie in effetti al panorama di Agropoli che in qualche modo ci sta dando veramente molte molte soddisfazioni. Rivelaci ancora le tue idee, le vostre idee della famiglia Punzo per diciamo, il progresso del territorio, perché noi lo abbiamo sempre detto, diciamo, voi davvero avete dato linfa vitale a livello imprenditoriale in questa Agropoli e nell'intero Cilento. Diciamo che io in modo egoistico devo dire che noi facciamo il nostro mestiere, quindi facciamo business, però naturalmente ci fa molto piacere fare un business in un territorio che è molto potenziale, molto ricettivo, un bellissimo territorio, quindi noi abbiamo ancora molte idee da questo punto di vista per valorizzarlo, diciamo in effetti la nostra grande famiglia con le nostre risorse, con le nostre persone sta aumentando in modo proporzionale. E pensiamo in effetti a breve di riuscire a portare anche un discorso di albergo e quindi in qualche modo avere anche una ricezione di qualità per fare in modo che praticamente che la nostra struttura possa essere a tutto tondo, quindi a 360 gradi, possa in effetti fare sia sport, ricezione, food e naturalmente fare in modo di avere la possibilità di impegnare le persone su tutto il tempo libero. Stiamo pensando a un albergo diffuso che abbia la possibilità praticamente di far fare anche uno scorso nella natura, quindi la possibilità di avere dei percorsi enogastronomici nella natura. Quindi questa sarà un po' la nostra prossima sfida che porteremo gli anni a venire. Per terminare, visto che è sempre difficile acchiapparlo, io ti chiedo anche un bilancio di Elysium. Sono, quanti anni sono? Ricordiamolo. Certo. E soprattutto se sei soddisfatto dei risultati. Siamo molto soddisfatti. Elysium esiste da 4 anni, settembre sono 4 anni. Siamo molto molto soddisfatti sia per la parte in effetti economica naturalmente, ma anche per la qualità della struttura, per la qualità delle persone che in qualche modo vengono da noi, e devo dire una soddisfazione anche grazie alla risposta, ai ringraziamenti che spessissimo abbiamo da parte del nostro pubblico che continua a essere molto fidelizzato, e questo significa che praticamente molto bene la qualità paga. Invece dal punto di vista di tesi, quindi l'aeronautica funziona, noi sappiamo che Napoli è sempre all'avanguardia, dici qualcosa. Diciamo in effetti che tesi, io vengo adesso in questo momento, proprio oggi ho firmato un accordo per andare a sviluppare un nuovo progetto, un nuovo prodotto per la mobilità elettrica, e quindi inizieremo un'attività non più sul cielo, tesi fa costruzioni aeronautiche, ma inizieremo praticamente a produrre sia biciclette che moto elettriche, e quindi il nostro prossimo futuro sarà appunto questo di andare a produrre, progettare e produrre mezzi per la mobilità urbana elettrica.